Allora, prima di andare ad entrarci nel calcio, nelle opinioni, nei nostri commenti, insomma, Giuseppe, tu ovviamente hai il sito che è scatto.org e in questo momento tu sei, ecco, un giornalista e anche un fotoreporter. In questo caso magari i giornalisti riescono un po' a scrivere, quindi fare, ecco, come sto magari facendo io, fare delle dirette. Per quanto riguarda, ecco, l'aspetto fotografico degli eventi sportivi, tu sei, ecco, un fotoreporter a bordo campo, ma non solo tratti il calcio, tratti anche gli altri sport. In questo momento, qual è la situazione reale nel vostro contesto? Sì, intanto ti ringrazio per questo assist che mi hai dato, ma è un discorso molto molto serio effettivamente. E, Michele, io penso di poter parlare a nome di circa 200 fotografi nazionali, non ufficialmente ovviamente, ma in questo format da te condotto, perché la situazione, come ripeto, è più seria del previsto, nel senso che noi fotografi non possiamo fare ovviamente smart working. Questo è un dato di fatto, cioè nel senso mi spiego meglio, mentre il giornalista di penna, di voce può attraverso lo schermo comporre il pezzo, creare il pezzo, tirar fuori notizie più o meno importanti per quello che può seguire. Ovviamente è diverso, siamo d'accordo su questo, seguire un evento dal vivo piuttosto che da uno schermo. Ma al di là di tutto il pezzo poi alla fine lo fai. Noi invece dobbiamo assolutamente così, creare la comunicazione attraverso le nostre immagini, cioè fornire chi fa comunicazione, quindi testate piuttosto che testate web, cartacee, quello che vuoi, con le no riviste, con le nostre immagini fotografiche, altrimenti il prodotto non è completo. Ma non solo si tratta del servizio, c'è cioè proprio un indotto che si crea. Perché? Perché noi fotografi professionisti, ripeto, viviamo di calcio, viviamo di sport, viviamo di immagini fotografiche proprio nel vero senso della parola, nel senso che ci mangiamo, dobbiamo viverci. E questo al momento non sembra una strada spianata, tant'è che attraverso Lussi, Unione Stampa Sportiva Italiana, abbiamo inviato una lettera alle istituzioni proprio perché, sì, è vero, allo scopo di tutelare la salute, ma anche il portafoglio, nel vero senso della parola, perché il professionista lavora e vive di questo. Hai fatto bene a puntualizzare, Giuseppe, questa situazione. Giuseppe, Grazie. colgo l'occasione, poi con Lorenzo e Veronica, ovviamente anche insieme a te, negli ultimi minuti li parliamo di calcio, calciomercato, no? Quello un po' che ci piace anche a noi. Tanto vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Danilo. Giuseppe, tu, insieme, ecco, ai tuoi colleghi, sei stato protagonista di una grandissima iniziativa a livello locale, quindi comunque romano. Con le immagini, le vostre immagini che avete scattato, il ricavato, da quello che ho capito, andrà donato allo Spallanzani di Roma. Esatto, sì, questa è un'iniziativa che è partita dal nostro gruppo, un gruppo di fotografi romani, per un'idea di Andrea Staccioli, che saluto comunque e che ringrazio a nome, penso, di tutti, voglio fare a nome di tutti per questa iniziativa. Noi abbiamo messo a disposizione le nostre immagini proprio su un sito che poi dopo trascriverò e pubblicizzerai anche tu, ovviamente, se vuoi, Michele. Su Certo. Sport Corner, e le nostre immagini più significative, ognuno ha messo quelle che riteneva opportuno, sia di Roma e sia di Lazio, e devoluto appunto verrà così dato allo Spallanzani per aiutare la ricerca contro il Covid-19. È un'iniziativa benefica e anche spero nobile, che faccia piacere a tutti, quindi invito tutti a partecipare. Poi ripeto, anche sul mio profilo Facebook, così come spero anche voi tutti possiate divulgarlo. Insomma, ecco tutto qua. Assolutamente. Certo.